Buonasera, allora il discorso relativo a Ronaldo merita però un approfondimento, o meglio, un'osservazione, ecco più che un approfondimento, un'osservazione che mi è venuta spontanea leggendo che cosa? Leggendo il fatto che comunque la Juventus non aveva accantonato nessuna cifra perché era convinta di poter vincere la causa. È strano che una società come la Juventus comunque non tenga conto anche di una minima percentuale di possibilità, qui non era il caso della minima, visto che poi si è verificata questa vittoria parziale o sconfitta parziale di Ronaldo, secondo i punti di vista, ma che non tenga conto anche di una minima possibilità di soccombere, ok? Accantonando una cifra che poi, se ti va male, comunque non pesa più e non grava più sul bilancio, in ogni caso perché l'avevi accantonata. Se ti va bene, non la spendi e la fai rientrare nel bilancio, insomma. Quindi alla fine non mi sembra una cosa difficile, uso questo termine, difficile. Quando io vi do o vi dico o vi do delle indiscrezioni o vi parlo di qualcosa che potrebbe verificarsi, eccetera, 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 va bene che non posso avere certezze su movimenti di giocatori, su acquisti, eccetera, perché come sapete dico la certezza da un comunicato, ma è proprio lì il punto, cioè a volte sono abbastanza sicuro di quello che dico, ma mi tengo sempre una percentuale minima di possibilità che non succeda quello che mi è stato detto che deve succedere. Stiamo sempre parlando di campagna di trasferimenti, panchina di Allegri. Per esempio, panchina di Allegri. Io vi dico, non sarà più l'allenatore della Juventus dell'anno prossimo per tutta una serie di motivi. Ma vi ho mai detto al 100%? No. Vi ho sempre detto al 95%. È vero che c'è uno squilibrio tremendo, no? Tra un 95, dopo parliamo di altre cifre, tra un 95 e un 5%, ma c'è questo 5%. Potrebbe essere anche l'1%. Quello che vedete è uno che si sta preparando ad andare all'allenamento. Potrebbe essere anche l'1%, ma c'è sempre, perché si potrebbe verificare. Ok? Perché Davide ha battuto Golia, perché anche la parte più piccola può vincere sulla parte più grande, per una serie di ragioni, di situazioni, eccetera. Quindi, tornando a bomba, mi è risultato molto strano che una società come la Juventus non abbia comunque deciso di accantonare una cifra che mal che vada, o ben che vada, ti resta lì, ma semplicemente questo atto formale di stanziarla per un'eventuale parziale sconfitta, diciamo così, non vedo perché non avrebbe dovuto farlo. Ecco, è la cosa che mi ha lasciato più stranito, ecco, stranito. Che è una società che ha delle evidenti difficoltà finanziarie in questo momento verranno superate, o comunque da lì ricomincerà con l'accesso alla Champions un rientro da tutta questa situazione. Però al momento ci sono queste difficoltà, che non abbia valutato nemmeno una minima possibilità di soccorrere, perché poi vedete anche poi le minime possibilità, perché lui partiva da questo presupposto: lui non ha sottoscritto il documento. Ha sottoscritto un documento nel quale si impegna a non richiedere ulteriori cifre e noi siamo a posto. Calma, calma. Perché non si facevano i conti con la giustizia ordinaria, cioè con un tribunale civile, ma con un arbitrato, un collegio arbitrale del CONI, con un arbitrato. Cose un po' diverse. Siamo ancora nell'ambito della giustizia sportiva, che mi sembra che comunque con la Juve non abbia un bellissimo rapporto. Ok? Ma al di là di questo,
al di là di tutto, è facile dire io l'avrei accantonata, perché in realtà io non sto vivendo un'opera funzionale, però io mi tengo sempre un margine di dubbio su tutte le cose, anche su quelle che do per scontate. È uno scontato al 95%, al 99%, mai al 100%. Perché non si sa mai, perché non si sa mai. Quindi questi 10 milioni che io dovrò versare, se non valuterà appunto l'idea di... No, sta valutando, se non farà ricorso, questi 10 milioni andranno a pesare sul mercato successivo? È certo che andranno a pesare, perché li deve togliere dal bilancio. Perché li deve togliere da quella cifra che era stata stanziata o per il mercato o per altre operazioni, e qui il gioco della coperta, 10 milioni li tira fuori. Capite? Questo è il discorso. E vanno a pesare sul bilancio perché non li hai stornati in previsione di qualche cosa. Formazione di Cagliari. Szczęsny, se è stato convocato, se è disponibile, vuol dire che potrebbe giocare. Più Chiesa, più il Diz. Allegri ha detto niente turnover. La partita più importante è questa qua rispetto a quella di martedì. Secondo me gioca ancora Chiesa dall'inizio. E usciamo così dai dubbi. Poi, solito discorso, attenzione perché potrebbe esserci effettivamente un ripensamento dell'ultima ora. No? E quindi è sempre quel discorso lì. Bisogna sempre tenersi un margine di dubbio, ma sempre in tutte le situazioni. In tutte le situazioni. Io lo faccio da sempre e lo farò sempre. In tutte le situazioni. A meno che si esamini la situazione dopo, e non ci può essere dubbio sul fatto che, per esempio, ieri le cifre di Real Madrid, di Manchester City Real Madrid siano fortemente squilibrate, 68 a 32%, 68% City, 32 Madrid, 9 tiri nella porta del City, 3 del Real Madrid, 33 tiri del City contro 8 del Real Madrid. C'è una squadra che in queste cifre è stata nettamente superiore rispetto all'altra. L'altra, che al pari della prima, era stata esaltata dopo la partita di andata, dopo il 3-3. Ieri, lasciatemelo dire, il Real Madrid è stato preso abbastanza a pallate dal City. Una squadra di Ancelotti è stata presa a pallate dal City. Il Real Madrid, che ha Vinicius, che praticamente non si è visto ieri, che ha un Modric, che ha un sacco di giocatori, è subentrato Modric, ma insomma, guardate la formazione, eppure è stata presa a pallate. Però Ancelotti è un mago e finisco qua. Non era contento neanche lui, ragazzi, è stato contento di essere andato in semifinale, ci mancherebbe, ma non avrebbe certo voluto farlo i calci di rigore. Però è stato preso a pallate. Questo vuol dire che non ci sono verità assolute. Non ci sono verità assolute e bisogna sempre tenersi un margine di dubbio in tutte le cose. Iscrivetevi al canale, ci vediamo domani, intervallo, non sarò a Cagliari, intervallo su Facebook alla fine del primo tempo, dunque ovviamente intervallo, e poi su questo canale a fine partita, Cagliari, perché la Juve gioca a Cagliari domani, di venerdì. Sarò a Roma martedì, ciao, ciao, ciao.